Ci speravo più che me l'aspettavo. E per fortuna abbiamo passato questo turno, sono contentissimo di aver fatto i primi due gol in casa. E era fondamentale passare il turno, comunque abbiamo fatto una buona prestazione e siamo contenti così. Sarei molto d'accordo sulla buona prestazione, contava soprattutto il risultato, insomma c'è stata qualche sofferenza di Roma. Sì, abbiamo sofferto, però abbiamo giocato contro un'ottima squadra che giocava a calcio, giocava al pallone, quindi siamo contenti di questo risultato, ecco. Due gol per te, tra l'altro un po' diversi, il primo elevazione di testa a pochi metri dalla linea, il secondo tra l'altro contestato dalla Carrarese, il tecnico di Natale diceva che il gol di Cernigoi era da annullare. Ma secondo me non era da annullare, anche perché devo ancora rivedere l'immagine, c'è stata una mischia e c'è stato uno strattonamento da entrambe le parti, quindi non penso sia da annullare. Forse era più da annullare il primo gol, il secondo gol loro, che era fallo su Zappella. Quindi non penso che le contestazioni Anche il gol siano. di loro era da annullare secondo me, da tutti e due. Ah, ok, quindi in fin dei conti era così. Possiamo dire che quella di oggi per te in stagione è stata sicuramente la gara più importante. È stata la gara più importante, anche perché era una delle partite con più importanza. I playoff si sa, sono più importanti magari delle partite del campionato, perché era partita secca e ci serviva questo risultato per passare il turno, e ce l'abbiamo fatta. Sei pronto a riproporre la tua candidatura mercoledì? Io sono disponibile, quindi sarà il mister a fare le sue decisioni. Ora, per chiudere, l'augurio, insomma, che si possa vedere anche un Pescara diverso nel secondo Ah, turno. Più propositivo. se giochiamo male e vinciamo, va bene anche così. Va bene lo stesso. Però non abbiamo giocato male, secondo me.